regionali, l'UDC pensa a un ricorso, il voto potrebbe slittare. L'Unione di Centro sta studiando la possibilità di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le elezioni regionali del 2011. In tal caso si allungherebbero i tempi per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise. Operazione Aurora, sale a 4 il numero degli indagati, si allarga l'inchiesta sul presunto giro di tangenti che vede coinvolti l'ex sindaco di Pizzone, l'avvocato Michele Cozzone e l'ingegnere Giovanni Farrocco. 21 dicembre 2012, la fine del mondo è vicina? Secondo il calendario Maya, venerdì prossimo ci sarà l'Apocalisse. C'è chi sostiene invece che sarà il giorno in cui tutto potrebbe cambiare o accadere. Abbiamo chiesto ai molisani cosa ne pensano. Coppa Italia, l'Isernia esce quarti a testa alta. Serie D, la squadra allenata da Scagliarini ad Arezzo dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti, perde soltanto ai calci di rigore per 7-6. Lega Pro, Vullo spera di recuperare la Cheb per l'importante sfida salvezza di fondi. Bentrovati con l'informazione di Molise TG. Il segretario regionale dell'Unione di Centro, Teresio Di Pietro, ha incontrato ieri l'avvocato Umberto Colalillo. L'UDC sta pensando di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le elezioni regionali del 2011. C'è tempo fino a Natale. Qualora il ricorso dovesse essere inoltrato, potrebbe scattare una sospensiva della sentenza dei giudici di Palazzo Spada, che di fatto farebbe slittare le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Sentiamo Giuseppe Formato. La data delle elezioni regionali del Molise potrebbe slittare, non si voterebbe dunque né a gennaio né a febbraio e nemmeno a marzo. L'Unione di Centro starebbe pensando infatti di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato. Il TAR Molise lo scorso 17 maggio e il Consiglio di Stato il 29 ottobre infatti hanno annullato le consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale perché l'UDC non avrebbe rispettato i criteri richiesti per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste in occasione delle elezioni regionali dell'ottobre 2011. Il segretario regionale Teresio Di Pietro ieri ha parlato della possibilità di un ricorso con l'avvocato Umberto Colalillo, che aveva già seguito i rappresentanti del centrodestra prima davanti al TAR, poi dinanzi al Consiglio di Stato. Di Pietro ha chiarito la posizione dell'UDC in merito al ricorso. Chiariamo subito un tipo di discorso. Oggi come oggi è ancora possibile impugnare la sentenza del Consiglio di Stato. Ci sono ancora due forme di impugnative ordinarie. Queste due forme di impugnative ordinarie sono il ricorso per revocazione da parte del Consiglio di Stato oppure il ricorso in Cassazione per difetto di giurisdizione. Al momento, siccome ci sono ancora i termini, perché la sentenza è stata depositata il 29 di ottobre e non è mai stata notificata e pertanto ci sono 60 giorni che decorrono o dal deposito della sentenza o quanto io ritengo dalla pubblicazione sul BUR, al momento la sentenza è ancora impugnabile. Stiamo valutando attentamente con i legali e naturalmente col professor Colalillo il da farsi. Ci siamo incontrati ieri, potremo arrivare ad un ricorso per revocazione, ma il tutto dovrà finire comunque entro non oltre Natale. Se l'UDC dovesse dar seguito alla volontà di impugnare la sentenza, la data delle elezioni potrebbe slittare e di conseguenza l'attuale Consiglio regionale restare ancora in carica fino alla nuova sentenza. Nel momento in cui ci sia un ricorso e si chiede la sospensiva, ci dovrebbe essere un problema di carattere cautelativo, perché cosa succederebbe se per assurdo, anche se le ipotesi, cioè se le possibilità possono essere remote oppure possono essere tantissime, cosa succederebbe nel caso in cui si andasse a votare e poi un'eventuale revocazione direbbe che noi avevamo ragione? Quindi sotto questo punto di vista ci potrebbe essere anche la sospensiva e quindi l'eventuale indizione dei comizi elettorali potrebbe essere sospesa. Sulla posizione dell'UDC a livello nazionale, Teresio Di Pietro ha affermato: noi siamo al centro, quindi è fuori discussione. È una domanda con cui posso rispondere tranquillamente da che parte sta, e lo sta dicendo in chiare lettere in questi giorni il nostro leader nazionale Casini, qual è la nostra collocazione. La nostra è una collocazione centrista. A livello nazionale andremo alle elezioni distinte e distanti dalle due aggregazioni di sinistra, di centrosinistra e di quel che è rimasto del vecchio centrodestra. Se l'UDC a livello nazionale è distante da due poli del centrodestra e del centrosinistra riguardo alla situazione regionale, Di Pietro non è escluso la possibilità che l'Unione di Centro alle elezioni regionali possa fungere da capofila per il terzo polo. Non riusciamo a capire effettivamente neanche per quello che rimane del vecchio centrodestra di cui abbiamo
siamo stati artefici, però al momento non abbiamo nessuna notizia da parte di nessuno di cosa sta accadendo nel loro cantiere, e quindi voglio dire non è da escludere che l'UDC si possa fare promotore di una candidatura che possa raccogliere non solo l'UDC, ma possa raccogliere un'area di centro, un'area di moderati e anche un'area di progressisti. E proseguiamo con la politica. Il Partito Democratico ha deciso di indire le primarie per scegliere i candidati alle elezioni politiche del prossimo febbraio 2013. Le consultazioni interne con molta probabilità potrebbero annullare le primarie regionali del centrosinistra per scegliere il candidato alla presidenza della Regione Molise. Intanto, mentre qualche consigliere ha chiesto di lavorare per l'unità del centrosinistra regionale, ancora si tentenna sul nome del leader della coalizione. Comune di Isernia, il Consiglio di Stato il 18 dicembre si pronuncerà sul ricorso presentato dall'avvocato Teodoro, che ha rimesso in sella Ugo De Vivo. Martedì dunque il sindaco di Isernia conoscerà il futuro politico. Nonostante ciò, il primo cittadino ha convocato per la metà della prossima settimana il Consiglio Comunale. Sentiamo la redazione. Nonostante la nebbia che permane su Palazzo San Francesco, si continua a lavorare. Il sindaco di Isernia, Ugo De Vivo, che martedì prossimo potrebbe perdere la poltrona per via del ricorso presentato al Consiglio di Stato dall'avvocato Raffaele Teodoro avverso la sentenza del TAR Molise che il 9 novembre scorso lo ha rimesso in sella, ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale che si terrà il 19 o il 20 dicembre prossimi. Il Consiglio Comunale sarà convocato per l'assestamento di bilancio in particolare e per gli equilibri di bilancio, poi ci saranno altri argomenti all'ordine del giorno purissi importanti, però il tema più importante che dovrà essere affrontato dal Consiglio Comunale sarà appunto quello relativo al bilancio. Credo che finita questa fase di approvazione del bilancio, questa amministrazione si sarà dotata di uno strumento fondamentale ed importante perché possa proseguire, credo con la massima tranquillità, nella futura attività. Dunque, sindaco, martedì prossimo, 18 dicembre, il Consiglio di Stato deciderà del suo futuro. È fiducioso? Ma io, quando abbiamo avuto il primo Consiglio Comunale, avevo già preannunciato della esistenza di queste piccoli ostacoli, di questi ostacoli che si frappongono all'attività amministrativa. Credo che, come abbiamo superato tanti ostacoli in passato, riusciremo a superare anche quello che sarà costituito dalla decisione del Consiglio di Stato. Il consigliere regionale di Costruire Democrazia, Massimo Romano, ha indirizzato una richiesta di annullamento in autotutela al presidente della Regione Molise, Michele Iorio, in merito alla circostanza secondo la quale il direttore dell'Agenzia di Protezione Civile del Molise, Giuseppe Giarrusso, avrebbe proceduto alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, pur in assenza di proroga dello stato di emergenza. Romano ha chiesto l'annullamento in autotutela dei provvedimenti anche per evitare risvolti di responsabilità erariale. Torniamo a parlare degli appalti truccati al comune di Isernia. Salgono a 4 gli indagati. Non ho mai preso tangenti, ha dichiarato l'ex sindaco di Pizzone, l'avvocato Michele Cozzone. Vediamo. Si sarebbe allargata l'inchiesta denominata Aurora sul presunto caso di corruzione che ha coinvolto il comune di Pizzone, in provincia di Isernia. Gli indagati sarebbero ora 4, quindi oltre all'ex sindaco Michele Cozzone e l'ingegnere Giovanni Farrocco, sarebbero coinvolte altre 2 persone responsabili di falso ideologico in atti pubblici. Secondo la Guardia di Finanza di Isernia, Michele Cozzone, all'epoca dei fatti sindaco del paese, e Giovanni Farrocco, imprenditore di Cerro al Volturno, sarebbero stati protagonisti di una collaborazione tra pubblico e privato ritenuta illegale dagli inquirenti. La procura starebbe vagliando gli appalti che il comune avrebbe affidato nei 10 anni di amministrazione Cozzone all'ingegnere Farrocco, rappresentante dell'azienda Socem per l'intero periodo del suo mandato elettorale. Il sistema corruttivo si basava, ha dichiarato il capo della procura Paolo Albano, sull'interposizione di piccole associazioni calcistiche costituite ad hoc e gestite indirettamente alle spalle di ignari presidenti.
residenti. Farrocco sponsorizzava due squadre. Tramite bonifici bancari avrebbe versato somme sproporzionate rispetto alle reali esigenze di tali società. Questi soldi altro non sarebbero che il prezzo della corruzione. L'ex amministratore del comune di Pizzone ha respinto ogni accusa, dichiarandosi del tutto estraneo ai reati che gli sono stati contestati. Cozzone si è detto fiducioso nella magistratura, che potrà solo accertare l'infondatezza di tutta la vicenda, in quanto gli appalti sarebbero stati sì concessi, ma in via del tutto regolare. Passiamo alla cronaca. È fuori pericolo il 19enne di Guardia Regia, coinvolto insieme a un amico in un incidente sulla strada statale 87. Le sue condizioni, apparse in un primo momento critiche, sembrerebbero dunque migliorate. Il Comitato dei Lavoratori Stabili dello Zuccherificio del Molise continua a essere preoccupato per il futuro. I lavoratori, che dallo scorso 1 novembre sono stati collocati in cassa integrazione a 0 ore per 12 mesi, hanno fatto sapere di non aver ancora percepito le spettanze previste. Vediamo. Continua a farsi sentire la voce del Comitato dei Lavoratori Stabili dello Zuccherificio del Molise, che dallo scorso 1 novembre sono stati collocati in cassa integrazione a 0 ore per 12 mesi e che ad oggi ancora non percepiscono le indennità previste. Oltre all'incertezza del futuro, che sentono incombere sempre più sul loro destino, gli stessi lavoratori hanno fatto sapere di non essere ancora oggi al corrente di quando saranno erogate le spettanze del mese di luglio. Solo il 25 ottobre, presso la sede dell'assessorato al lavoro della Regione Molise, tra il commissario giudiziale dello stabilimento e rappresentanti sindacali, in presenza del direttore del servizio politiche per l'occupazione, era stata sottoscritta la possibilità di accedere alla convenzione tra la Regione Molise e l'Unicredit per l'anticipazione dei trattamenti della cassa integrazione in favore dei lavoratori delle aziende che hanno sede sul territorio della Regione Molise. Lo stesso amministratore delegato Alfieri aveva manifestato in più occasioni la volontà di essere autorizzato ad anticipare tramite la NewCo tali spettanze, al momento però non ancora corrisposte. Una situazione questa divenuta ormai inaccettabile per gli stessi lavoratori, soprattutto alla vigilia di scadenze improrogabili del mese dicembre, come IMU, rate dei mutui da versare e bollette varie. I lavoratori ancora una volta hanno messo nero su bianco, chiedendo l'intervento dello stesso presidente Iorio, nonché dei commissari giudiziali incaricati, affinché riescano ad adoperarsi per garantire l'erogazione della cassa integrazione il prima possibile. Per gli stessi lavoratori dello stabilimento, inoltre, l'unica garanzia possibile sull'imminente bando di gara per la vendita dello zuccherificio di Termoli è che quest'ultimo venga ceduto interamente ad operatori del settore saccarifero, affinché lo stesso continui la produzione della barbabietola. E restiamo a Termoli, dove il Comune ha approvato il piano di emergenza neve. Anche nella cittadina adriatica, a seguito delle sempre più frequenti precipitazioni nevose che annualmente interessano il territorio, si è resa necessaria una pianificazione di emergenza. L'obiettivo è quello di evitare gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione stradale. La Procura di Larino ha firmato in mattinata con 29 sindaci del circondario un protocollo d'intesa per consentire l'accesso diretto alla banca dati dei comuni interessati, un'iniziativa per facilitare il reperimento delle notizie per la Procura e per agevolare le pratiche di richiesta dei certificati per tutti i residenti. Giovanni Cannarsa. Un nuovo sistema informatizzato con il quale la Procura di Larino potrà accedere direttamente ai certificati anagrafici dei residenti, tutelandone allo stesso tempo anche la privacy. Ad illustrare questa importante novità, che coinvolge 29 comuni del circondario di Larino, è stato il procuratore capo Ludovico Vaccaro. Si tratta sostanzialmente di un sistema di certificazione anagrafica via mail. Un protocollo con cui i vari comuni del circondario, sostanzialmente tutti, ci danno la possibilità di accedere direttamente per velocizzare i tempi dell'estrazione dei certificati anagrafici. Ma il vero valore è che in questo modo tuteliamo la privacy, perché oggi, nel momento in cui richiediamo a un comune, soprattutto per piccoli comuni, un certificato anagrafico, addirittura indicando il numero del procedimento, cosa che non possiamo non fare, altrimenti non troviamo il fascicolo in cui inserirlo, ovviamente tutto il paese potrebbe sapere che la persona è indagata o comunque coinvolta nel procedimento penale, che è quello che vogliamo evitare. Quindi risparmio di spese, risparmio di tempo e soprattutto, direi, tutela della privacy dei cittadini.
Diversi gli scopi dell'iniziativa per la procura di Larino, ci sarà la possibilità di sapere direttamente i dati delle persone fisiche colpite da avvisi di garanzia, ma allo stesso tempo il nuovo servizio di certificazione anagrafica permetterà anche ai residenti di ogni comune interessato di richiedere certificati che riguardano l'attività del Tribunale senza ogni volta doversi recare a Larino. Dare conto alla collettività della collaborazione istituzionale che c'è, perché a volte voi date giustamente conto dei momenti, come dire, critici dei rapporti, dei momenti degli avvisi di garanzia, che fanno parte del nostro lavoro ovviamente, ma che non esprimono sempre la realtà delle cose, cioè la presenza anche di rapporti di piena collaborazione, effettiva collaborazione nell'interesse della collettività. Al termine dell'incontro il procuratore Vaccaro ha voluto fare il punto della situazione sull'attività giudiziaria del Tribunale Frentano, lodando l'impegno di tutti i giudici e di tutto il personale per cercare di espletare tutte le pratiche. C'è il massimo impegno, ha detto Vaccaro, per migliorare al meglio la fruibilità del Tribunale, ma anche per smaltire le pratiche, sperando però in un giusto organico che dovrà essere messo a disposizione. E il comune di Montenero di Bisaccia ha istituito il servizio gratuito denominato SMS Montenero. Il servizio permetterà dei messaggi sul proprio telefono cellulare allo scopo di essere aggiornati in tempo reale su comunicazioni di natura istituzionale, come la chiusura temporanea delle scuole, i problemi alla viabilità o l'interruzione del servizio idrico. A una settimana dalla fine del mondo, così come vorrebbe la profezia dei Maya, abbiamo raccolto i pareri tra i cittadini di Campobasso. Ascoltiamoli nelle interviste raccolte. Il 21 dicembre 2012, secondo il calendario Maya, è la data designata per la fine del mondo, o meglio, il giorno in cui tutto potrebbe cambiare o accadere. Ma che la profezia Maya si avveri o no, poco importa. Nessuno ci crede veramente, anche i più convinti, in fondo, sperano sia un errore, ma nel profondo forse un po' di timore resta. E allora, profezia vera o presunta, lasciamoci comunque dondolare dalla nota inflazionata teoria del Carpe Diem. Voi credete che il 21 dicembre finirà il mondo? Allora, siccome il 22 è il mio compleanno, speriamo di no, almeno voglio festeggiare la mia data di nascita di tanti anni fa. Certo che no, a parte che ho anche un'impresa funebre, quindi non penso che finirà anche per me, Massimo, quindi no, non penso che finirà il mondo. Sono soltanto delle crederie, perché comunque i Maya hanno finito il calendario, quindi ce l'hanno poi con noi. Io non ci credo che il 21 finisce il mondo, a dire la verità. Ci credono, molte persone ci credono, io non ci credo, assolutamente no, perché adesso parlando con gli amici dico, l'hanno rimandata al 21, è stato rinviato al 21, aspetteremo pure il 21, ma io ho tanti dubbi, non ci credo. Penso di no, comunque speriamo, perché il 21 dicembre è proprio il mio compleanno, quindi spero proprio che non finisca. No, secondo noi no. Secondo me no. Secondo me inizia una nuova cosa, può darsi. Speriamo in un futuro migliore. A quanto pare a Campobasso nessuno si preoccupa della profezia. Piuttosto la gente spera che qualcosa possa cambiare in meglio per risanare una situazione economica e soprattutto politica scomoda a molti. Credo che invece sarà la fine dell'Italia, o meglio siamo già ormai sul precipizio, se la classe dirigenziale non prende dei seri provvedimenti. Concludendo, Maya o non Maya, sembrerebbe che questa profezia... Ma quella è una... Il fatto che finisce il mondo. Bene, speriamo non finisca, appunto. Monta invece la protesta dei cittadini per la chiusura dell'ufficio postale di Santo Stefano. La stessa, avvenuta senza alcun preavviso, ha lasciato 270 residenti della frazione privi dell'importante servizio. Come ha ricordato Maurizio Di Cristofaro, presidente del Comitato Santo Stefano, la frazione è lontana circa 14 km dal comune di Campobasso ed è sprovvista di qualsiasi trasporto pubblico urbano che possa favorire la mobilità di chi è costretto a recarsi presso l'ufficio postale per effettuare operazioni, tra queste il pagamento delle pensioni. Il Comando Militare dell'Esercito della Regione Molise ha presentato il calendario 2013. L'intera opera è un viaggio immaginario nella vita dei soldati impegnati nelle missioni estere e catturata dagli scatti di Maurizio Gallicani, reporter di guerra. Dalla partenza all'impegno operativo, dalla capacità di relazionarsi con la popolazione ai rapporti di amicizia tra colleghi. Vediamo il servizio.
I 12 scatti realizzati dal maestro Mauro Galligani, uno dei più famosi fotografi italiani, accompagnano in ciascun mese la spontaneità e il sacrificio dei militari, evidenziando l'essenza stessa dei sentimenti. Del resto è vero che la vita è a colori, ma nulla è più realistico del bianco e del nero. Il colonnello Giuseppe Natalino Finanza ha così commentato lo scopo della presentazione del nuovo calendario. L'obiettivo principale è quello di dimostrare ancora una volta, se occorre, che l'esercito italiano è una componente dello Stato e quindi noi siamo tra la gente e per la gente. Quest'anno ricorre il trentennale dalla prima missione internazionale, quando nel 1982 il primo contingente militare italiano, dell'esercito italiano, andò in Libano al comando del generale Franco Angioni. Quindi diciamo il tema del calendario esercito 2013 è proprio quello delle missioni internazionali. Il colonnello ha poi aggiunto la sua opinione personale sulle missioni in Afghanistan, in particolare ricordando Alessandro Di Lisio e Giovanni Tamburro. Purtroppo le missioni internazionali comportano sacrifici, tanti oneri. Purtroppo, dobbiamo qualche volta lamentare anche la perdita dei commilitoni. Si fa di tutto per scongiurare e limitare quanto più possibile il rischio, però purtroppo il nostro lavoro, la nostra missione comporta questi rischi. Il sentimento nostro è sempre vivo nei confronti di chi ci ha preceduto, di chi ha sacrificato la propria esistenza per il bene comune. Il valore aggiunto del calendario vuole essere la partecipazione dei cittadini italiani al vissuto di uomini e donne che quotidianamente si impegnano in una professione dura, intensa, ma affascinante. In onda ieri sera la 10ª puntata di Salute e Sapori, tanti gli argomenti trattati dalla collega Tiziana Cucaro e dai suoi ospiti che hanno trovato un positivo riscontro nei numerosi sms inviati da casa. Vediamone qualche stralcio nel servizio che segue. In onda ieri sera la 10ª puntata di Salute e Sapori, il programma di Molise TV dedicato alla medicina e al settore dell'agroalimentare del Molise. Quattro medici e una rappresentante di un'azienda di tartufi sono intervenuti nel corso della trasmissione su molteplici argomenti, dalla ricerca in campo oncologico alle artriti, dal trauma cranico alle malattie a trasmissione sessuale. Oncologia, ricerca e assistenza medica sono stati oggetto della trattazione da parte di Camillo Cavicchioni, professore della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Per quanto riguarda l'attività del nostro centro di radioterapia e oncologia, perché è praticamente a tutt'oggi l'unico centro del Molise e svolge un'attività di volume molto rilevante, e con due acceleratori che presto diventeranno tre, e quindi possono dare alla popolazione di questa regione e anche alle popolazioni vicine un prospetto di cure aggiornate e veramente efficaci. Ennio Lubrano, aggregato di reumatologia presso l'Unimol, responsabile dell'ambulatorio di reumatologia del Cardarelli, ha spiegato cosa sono le malattie reumatiche, le artriti, le cause e le possibili terapie. Diciamo che le artriti, cercando di renderle piuttosto semplici, sono un gruppo di malattie ovviamente infiammatorie, quindi non seguono necessariamente quello che è l'invecchiamento, che possono colpire qualunque struttura che diciamo compone l'articolazione, i tendini, la cartilagine, l'osso, i muscoli. Sono un gruppo di malattie che possono colpire tanto le persone anziane, le persone adulte, ma anche i bambini. Con il dottor Leandro Tomeo, neurochirurgo, si è parlato di trauma cranico. Il trauma cranico è un evento in cui si verifica un impatto col capo. Naturalmente a seconda della forza dell'impatto, diciamo in parole semplici, dell'energia dell'impatto, si possono verificare naturalmente lesioni cutanee, quindi al cuoio capelluto, più o meno gravi. E poi l'altra caratteristica del trauma cranico è la perdita dello stato di coscienza. Ospite della puntata anche il dottor Luigi Falasca, ginecologo, che ha illustrato le principali malattie sessualmente trasmesse. Con l'aumento della promiscuità e soprattutto anche a seguito dell'aumento delle ricerche, in questo senso le malattie a trasmissione sessuale, per cui mentre prima erano solo venere, o sono a trasmissione sessuale in senso lato, perché si possono contrarre,
non solo con le donne, sono diventate, diciamo, molto di più e anche molto più importanti, hanno assunto un carattere diverso. E per la parte relativa ai sapori, ospite della puntata Francesca Marcuccio, in rappresentanza dell'azienda di tartufi Bacol. Il tartufo è un prodotto tipico molisano, è proprio loro di questa regione. È un fungo ipogeo, la sua particolarità è che si sviluppa per tutto il suo ciclo vitale sottoterra. Il Molise è veramente una delle maggiori regioni, insieme all'Italia a livello nazionale, per la produzione anche all'estero. Non è mancata la brutta notizia che in questa puntata ha posto l'accento sui disagi relativi alla chiusura di alcune strutture ospedaliere molisane, prevista dal piano sanitario del commissario governativo Filippo Basso. Salute e Sapori tornerà in onda il prossimo mercoledì alle ore 21.05 sul canale 611 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito www.molisetv.com. Per la gioia di tutti gli sciatori, l'amministrazione comunale di Rocca Mandolfi ha fatto sapere con una nota che la pista di sci nordico sarà riaperta per l'imminente fine settimana del 15 e 16 dicembre. La pista, inaugurata lo scorso 30 gennaio, si trova nei pressi della valle di Campitello di Rocca Mandolfi, a circa 8 km dal paese. Da oggi 13 dicembre nelle sale cinematografiche Colpi di Fulmine, il nuovo film di Neri Parenti prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, un cast del tutto rinnovato per una romantica e divertente commedia all'italiana. Il servizio di Tiziana Cucaro. Quest'anno al cinema niente cinepanettone ma Colpi di Fulmine. Esce oggi 13 dicembre in 392 sale cinematografiche il nuovo film dei fratelli De Laurentiis, sotto la regia di Neri Parenti. Un cast tutto nuovo che vede anche la presenza della cantante Arisa nelle vesti di Perpetua, il mimo di Zelig, Simone Barbato e la coppia di comici Lillo e Greg, oltre ovviamente a Christian De Sica. L'episodio nostro, quello del prete, è più romantico perché è una storia d'amore, diciamo che è una storia d'amore comica, ecco, questo è il regista Neri Parenti ha voluto provare questo tasto di fare una storia d'amore comica, e chiaramente essendoci io e non Brad Pitt diventa comica tout court. E l'altro invece è proprio la commedia, il film comico fatto da due fantastici attori comici con una grandissima attrice che è Anna Poglietta. Io invito tutti gli italiani ad andare a vedere Colpi di Fulmine e non andate a vedere gli altri, veramente, grazie. Nel primo episodio di Sica è uno psichiatra costretto a fingersi prete per fuggire da Equitalia e si innamora di Luisa Ranieri, che interpreta la parte di un maresciallo dei carabinieri. Lo spettro di Equitalia anche in Colpi di Fulmine. Lo spettro di Equitalia, sì, sì. Però abbiamo fatto uno innocente, in maniera che bisogna stare un pochino più vicini anche a noi. Penso che tutti ci abbiamo degli poi io e Christian ci abbiamo degli accertamenti in corso, quindi è stato quello probabilmente che ci ha dato questa ispirazione. Però era un sistema anche per, diciamo, fare un tipo di ricerca, indagine, chiamiamola così, non come con un assassino eccetera, sennò sarebbe stato impossibile pensare uno solo travestendosi da prete diventasse un ciel di bosco, insomma. Nel secondo episodio Greg, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, perde la testa per Anna Foglietta, una pescivendola verace che parla solo in romanesco. Per conquistarla con l'aiuto del proprio autista, Lillo decide di trasformarsi in un vero coatto. Nuove vesti anche per Lillo e Greg, che dal teatro approdano sul grande schermo. Dal punto di vista attoriale è più divertente, molto più divertente, molto, molto più divertente recitare in teatro, perché si può garare bene nei panni di un personaggio e per un'ora e mezza, due, sei quello. Al cinema lo sei per mezzo minuto al massimo, ma proprio a dir tanto, e poi lo devi ripetere in tutte le angolazioni, tutte le inquadrature, quindi, però l'esperienza in sé è proprio perché è diversa dal solito, è molto interessante. Dunque una commedia tutta all'italiana sull'amore a prima vista che può accomunare tutti, come affermato dallo stesso De Laurentiis. Proprio questa capacità universale di raccontare quello che ci riguarda, che abbiamo detto, il Natale ci riguarda tutti quanti, sì, le vacanze di Natale ci hanno riguardato tutti quanti per un po' di tempo, sì, e i colpi di fulmine ci riguardano tutti quanti, sì,
E allora, a Natale facciamo colpi di fulmine. 365 giorni dopo vacanze di Natale a Cortina, qualcosa è cambiato. Intanto è cambiato il paese. Si tratta di trasformazioni più o meno consistenti, più o meno rapide, di costumi, pratiche, idee, norme, credenze e valori che non hanno evidentemente lasciato indifferenti i produttori di cinema popolare, come si legge negli auguri di Natale di Aurelio De Laurentiis. Allora, Molisani, un Natale in famiglia e un 2013 che vi porti quella tranquillità e quella certezza che da parecchio tempo ci manca. Dunque un film da non perdere, ora vediamo insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 14 dicembre. Transita la perturbazione responsabile di piogge e rovesci sparsi da ovest verso est, con nevicate al mattino dai 1400-1500 metri sul Molise in successivo rialzo. Venti sostenuti di scirocco con mari mossi o molto mossi. Vediamo le temperature. Campobasso minima 6, massima 9 gradi. Isernia minima 4, massima 11 gradi. Termoli minima 7, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da... Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Il telegiornale termina qui, dopo di noi i colleghi dello sport. Grazie per averci seguito e buona giornata.